È finita il Genova Calcio finale, 4-2 il risultato finale e abbiamo con noi Faedo che ha aperto le marcature. Che partita è stata, che voglia c'era di togliersi dall'ultimo posto di una classifica cortissima, ma comunque sempre l'ultimo posto e, no, e nessuna delle due squadre forse merita la classifica che aveva prima di questa partita. Noi ci tenevamo a trovare la prima vittoria in questi playoff, anche perché eravamo partiti bene con tre pareggi in cui magari avremmo meritato qualcosa di più, poi purtroppo abbiamo mollato un po', adesso oggi siamo arrivati a questa partita che né noi né loro ci giocavamo niente, si giocava solo per l'onore, per cercare di prendere comunque i tre punti. Noi ci tenevamo parecchio, appunto, perché erano veramente tante partite che non vincevamo. Per fortuna ci siamo riusciti, adesso affronteremo poi l'ultima partita un po' più sereni. Bene, come ci si allena? Cosa si pensa quando si è già fuori da ogni possibilità dopo quasi due o tre partite? Perché sì. Gironcino qua era così. Niente, dipende tutto dal mister. Noi abbiamo un mister che è una iena, che ci tiene sempre sul pezzo. Se provi anche soltanto a fare 5 minuti di allenamento senza la testa o con poca voglia, ti mangia il cuore. Quindi noi ci siamo allenati come sempre, come se oggi ci fossimo giocati la finale di Champions. Ok, un finale pieno di giovani. E che futuro ha questo finale? Ci sono le basi per fare ancora meglio l'anno prossimo in un girone unico, quindi più vero se andiamo a... Beh, i giovani e il vivaio sono sempre stati il marchio di fabbrica del finale. Ogni anno si pesca sempre qualche nuovo gioiellino, anche quest'anno con, vabbè, De Benedetti, ma poi c'è anche Andretto, Buttu e poi tanti giovani che hanno fatto anche l'esordio in queste ultime partite, come Valentino, che oggi tra l'altro ha fatto anche gol. Sono tutti giocatori che li vedi, sono già pronti per giocare, non diciamoglielo perché devono rimanere coi piedi per terra, ma ci sono le basi per un grosso futuro per il finale. Ok, grazie e in bocca al lupo per l'ultima partita e buon riposo. Grazie poi a te. Ciao. Te.